fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua su Euro Truck Simulator 2 per fare un video, diciamo così, di rimpiazzo all'ultimo di Farming Simulator, perché si può dire che l'ultimo mi è venuto proprio male. E allora ho detto, ascoltate, adesso non lasciamo quel video perché fa letteralmente un po' schifio e ne facciamo un altro. E allora stamattina sto facendo questo qua. Cercherò di farlo e metterlo entro sera, vediamo un po' come va la situazione. Comunque vabbè, ragazzi, andiamo verso nord, specificamente andiamo a Malmo, ovvero da Kassel, che si trova in Germania, andiamo a Malmo, che si trova in Svezia, no? E poi da lì cominceremo magari a comprare un camion lì, un garage, e poi a girarci un po', come si suol dire, girarci un po' in giro, e fare un po', diciamo così, di turismo svedese della Norvegia. Bene, accettiamo il lavoro, stiamo trasportando plastica usata con uno Scania. Già questo intriga molto, anche perché lo Scania tra l'altro è quello nuovo, per cui facciamo accetta lavoro e partiamo. Ok ragazzi, eccoci qua sul nostro bellissimo Scania. Che tra l'altro, appunto, essendo un lavoro dipendente, non è modificato come vorremmo, purtroppo. Però vabbè, vediamo un po' da fuori, vediamo un po' cosa meno anche il carico. Stiamo trasportando un carico dalla BCP. Bene ragazzi, io direi di accendere il camion e partire. Perfetto. Lucette, ottimo. Ok, entriamo dentro. Cacchio, non mi parte il volante. L'unico problema... Ah, vabbè, bello. Già è vero, N. No, aspettate un secondo allora. Perfetto ragazzi, eccoci qua. Purtroppo mi ero dimenticato di... Cioè, ho inserito il volante dopo che ho avviato il gioco, quindi il gioco non ha segnato il volante. Vabbè, siamo col sequenziale tra l'altro. Quindi, cerchiamo di uscire da qua. Voi mi chiedete, ma perché hai messo il sequenziale e non l'automatico? Per questione di, diciamo così, realtà, perché magari, sapete, è un po' più reale la situazione, così. Oh, meno male, almeno i comandi sul volante mi li ha tenuti. Almeno questo. Vabbè, andiamo. Tra l'altro siamo qua a Kassel, dove ero arrivato l'ultima volta, però vabbè. Ok, quindi, appunto, come vi dicevo, questo, appunto, come si può dire, questo video è in sostituzione a quello all'ultimo che ho fatto, cioè quello di Farming Simulator 2016, che tra l'altro cercherò di modificare e riproporre. Perché sinceramente adesso, a posto di fare la pausa tra inverno e estate, mi era venuta giusto giusto l'idea di fare appunto dei piccoli video da tipo 10 minuti, massimo un quarto d'ora, giusto giusto per colmare la situazione. Siccome però non appunto questa cosa qua del fatto dei 10 minuti, alla fine in farming era riuscita perché era 12 minuti, per cui era anche riuscita la situazione. L'unico problema è che il video era un video del cacchio, cioè è fatto malissimo. Ma oh, guardate sto... Ma vabbè, lasciamo stare il termine. Comunque ragazzi, passatemi il termine. E quindi appunto, in sostituzione di quello lì di farming, sto cercando di andare verso il nord del nostro Euro Truck Simulator 2. E tra l'altro io posso permettermelo per il semplice fatto che comunque ho comprato insieme al gioco
anche il DLC Scandinavia. Quindi aggiunge un DLC che aggiunge in pratica 25 città, se non mi sbaglio, della Norvegia o comunque in generale del Nord Europa. Quindi della Norvegia e della Svezia. Perché mi sembra che non ci sia la Finlandia. E poi comunque c'è dentro anche la Danimarca e un'altra città. Cioè, è un'altra città, un altro paese. Infatti, se non mi sbaglio, con questo carico qua dovremmo passare anche dovremmo passare appunto anche da un ponte, che è quello sullo stretto che fa unire Copenaghen alla Svezia, insomma. E appunto quando arriveremo vedremo un po' come sarà il paesaggio in generale. Che sinceramente, allora, a me la Norvegia piace un po' come la Svizzera, cioè nel senso a me la Svizzera piace per il via dei paesaggi, no? Stessa cosa diciamo così della Norvegia. Quindi appunto diciamo che è per quello che sto andando verso nord, perché poi da lì mi vorrei comprare un camion, un garage e andare in giro lì. Vi chiederete, ma che fine farà il fatidico Mercedes che hai comprato a finale di stagione? Il fatidico Mercedes che ho comprato a finale di stagione sarà rimpiazzato da questo camion. Cioè, no, non rimpiazzato logicamente, il mio Mercedes rimarrà dov'è, cioè nel senso a Milano. Mentre invece io appunto andrò in giro in Scandinavia con uno Scania, perché comunque spero di riuscire a trovare appunto a dove stiamo andando, che adesso a Malmo, un concessionario almeno della Scania o comunque della Volvo, perché almeno sono le due marche, diciamo così, più nordiste, tra virgolette, cioè che comunque arrivano dalla Scandinavia, perché se non mi sbaglio, se non mi sbaglio la Volvo, sia in generale che tipo come marca di auto, come marca anche di camion, sia la Scania, solo come logicamente marca di camion e pullman, dovrebbero entrambi arrivare dalla Norvegia o comunque da quelle parti lì. Adesso non mi chiedete bene dove perché non lo so, però comunque ho sempre saputo, tra virgolette, che arrivano appunto da nord, quindi da quella parte lì della Scandinavia. E quindi perché? Ho detto, ma perché no? E allora ci sono andato. Infatti adesso ci sto andando. Autovelox, stiamoci al pelo. Che poi tra l'altro mi sembra che questo qua sia. Ah sì, è il normal roof, quindi anche se è un vuoto però non c'ha gli interni del vuoto. Che senso ha fare uno Scania vuoto ma con gli interni del normale? Boh. Cioè, interni standard per un vuoto, questa mi sembra un po' strana la cosa. Perché dico già, in teoria già la configurazione dovrebbe essere già con gli interni del vuoto. Però, vabbè. Oh. Come si suol dire, si vede che il capo azienda non aveva i soldi. Non aveva i soldi per metterci sotto quella cosa qua per non avere. Cioè, non aveva i soldi da spendere per avere gli interni del vuoto. Vabbè, taglierò un po' il video così almeno non vi stanco molto. Quindi ci vedremo quando, verso la fine, insomma. Bella a tutti, raga. Adesso siamo entrati in Danimarca e infatti adesso in teoria questo qua non è il primo ponte che dobbiamo attraversare. Non è il ponte logicamente sullo stretto, perché anche se siamo in Danimarca non è questa, non è Copenaghen, perché ho visto dal navigatore che non siamo arrivati neanche lontanamente a Copenaghen. Però comunque adesso andiamo avanti a vedere un po' com'è la situazione. Giusto, giusto per vedere com'è appunto questa Copenaghen e questo fatidico ponte, che tra l'altro ho visto già in un video di un altro youtuber, che purtroppo è a pedaggio e il pedaggio è di 200 e passa euro. Logicamente siamo in un lavoro dipendente, quindi pagherà tutta l'azienda che ci appunto fornisce il carico e il camion. Per cui, però comunque se ci viene fuori la scritta del pedaggio di quanto abbiamo pagato, ricordiamoci che comunque qua se dobbiamo fare un trasporto noi, dobbiamo cercare appunto di avere un ritorno, non, di non diciamo, finire in rosso per via del pedaggio.
Questo è poco ma sicuro. Poi tra l'altro si sta avvicinando anche la sera, infatti non per niente ho già acceso anche le luci, prima che mi beccano multa perché sono in giro senza. Che tra l'altro già questo viaggio qua ha già avuto i suoi, diciamo così, non frutti, perché in pratica ho già beccato due multe per la velocità, però vabbè, perché comunque, allora, fino in Germania è tutto ok, perché si può dire che in Germania sono abbastanza idioti, perché comunque mettono fuori i cartelli della velocità. Ecco, siamo a Odense, non so dove benissimo sia, ma penso comunque in Danimarca. Perché tra l'altro ho appena superato pure anche il confine, per cui penso che siamo in Danimarca. Penso. Anche perché prima eravamo ad Amburgo, evitiamo la... Minchia. Adesso non so se quelle aste stavano con su delle telecamere, oppure no, meglio così. Tra l'altro non ci hanno fatto la multa, ci è appena tra l'altro passata lì fianco alla macchina della polizia. Quindi, ragazzi, siamo più sculati di chissà che cosa, per cui meglio così. Cerchiamo di evitare di prendere la terza consecutiva, tra l'altro, multa. Ah, siamo tra l'altro arrivati anche a Odense. Io direi di fermarci qua, purtroppo. Non siamo arrivati a Malmo, per cui vediamo un po'. Nel caso, dopo riprenderemo il viaggio, però comunque per adesso ci fermiamo qua. Che come fermata siamo già a buon punto, quindi. Fermato il camion, porca vacca. No, nenne, via, via, via. Mio Dio. Mamma mia, che ripresa del calcio. No, vabbè, per via del... com'è che si chiama? Del cambio sequenziale. Non ho visto bene la cosa, pensavo che fosse sull'automatico, invece è sequenziale. Vabbè, ci fermiamo appunto nel garage di Odense, che tra l'altro cercheremo anche di comprare. Vediamo un po' adesso quanto costa. Tanto siamo, ragazzi, siamo milionari, per cui non ce ne frega niente. Anche delle piccole multine che prendiamo. Dai, idiota! Ah, vabbè, grazie, mi lasci passare, sono un genio. Ops, messo in N. Grazie, molto gentili. C'è da dire che sono molto più gentili che gli italiani. O barra gli europei in generale. Infatti c'è il navigatore che già mi ha ricalcolato il percorso. Mi fa appunto ritornare in autostrada facendo il giro dal garage. Quindi io direi di passare da qua. Che tra l'altro non mi sembra che Odense abbia un garage in sé. Oppure ce l'ha dall'altra parte, lui, non so. No, c'è il garage, però è dall'altra parte. Fa niente, adesso noi ci fermiamo nell'officina. A posto, ci fermiamo qua. Mettiamo magari già il camion a posto, in modo tale che riusciamo ad uscire. Ok ragazzi, allora, con questo trasporto, diciamo così, appunto sotto azienda, appunto dipendente, io direi di terminare qua la prima parte di questo viaggio. Quindi stiamo andando a Malmo, speciale 10 iscritti, primo viaggio, mi va più che bene. Bella a tutti ragazzi, allora mettete like al video se vi è piaciuto, commentate sotto, fate magari un commentino qua e là. Ditemi un po' che ve ne pensi delle cose. Va bene, il video finisce qua. Bella a tutti, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. My brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.